Buonanotte e invito il segretario comunale a fare l'appello. Giuseppe Pugliese, Teresa Coppola, Sergio Turazzo, Vincenzo Scotto Di Santolo, Gerarda Stilla, Ivana Barone, Nicola Del Vaglio, Francesca Pennacchio, Salvatore Capuano, Michele Cossigliola, Fabio Capuano, Restituta Schiano Di Cola, Francesco Paolo Iannuzzi, Floriana Schiano Moriello, Rocco Assante Di Cupillo assente, Giovanni Martino assente, Marilu Marasco. Abbiamo il numero legale, do la parola al capogruppo Fabio Capuano. Presidente, vorrei innanzitutto preannunciare la nostra volontà di ritirare il punto 15 e non discuterlo e chiedere la possibilità di sospendere la seduta e quindi rinviare i punti mancanti, ovvero il 13 e il 16, alla prossima seduta disponibile. Allora, sulla proposta bisogna votare. In particolare, allora, si chiede di votare di rinviare al prossimo Consiglio Comunale un'informativa del gruppo Sinsieme avente ad oggetto Assunzione 2022 ed un'interpellanza del gruppo Onda Civica che riguarda... è stato ritirato, che riguarda l'imminente chiusura della storica sede di Intesa San Paolo ex Banco di Napoli. In più si chiede il ritiro sempre di un'informativa del gruppo Sinsieme che riguarda i lavori presso le strutture sportive Vezzuto Varasco e Aldo Romeo. Quindi chi vota a favore del rinvio di questi due punti al prossimo Consiglio Comunale e il ritiro del punto che riguarda l'informativa sulle strutture sportive? Dodici voti a favore. Chi si astiene? Vi astenete? Tutti a favore? Allora, chi vota a favore del ritiro del punto 15 all'ordine del giorno che riguarda un informativo sui lavori e il rinvio degli ultimi due punti da discutere al prossimo Consiglio Comunale? Chi vota a favore? Siamo 13, pure loro. Allora 16 all'unanimità. Va bene, quindi non ci sono altri punti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.